Ecco, ho dato la parola a tutti, c'è qualche... Ecco, no, bravo, la Bertoletti che è arrivata prima. Era ho ascoltato con piacere, no? Quest'anno saremo... ci state ancora. Sì, sì, certo, saremo sicuramente che quest'anno orgogliosi di partecipare di nuovo al Premio Chiara e anche come istituto comprensivo. Bene. Quindi speriamo che anche i ragazzi delle scuole coinvolti sappiano esprimere il meglio. Noi siamo stati con Gervasini alla villa d'Estrenza, una bella villa, una bella situazione, e devo dire ci fa sempre piacere venire qua in Villa Recalcati, che ancora c'era una certamente, ragazza prego. Che mi fa le fotografie, non era mai entrata, per cui il fatto di entrare in questa, di poter avere i seminari qua a Tognola, speriamo proprio di riuscire a fare questo che ti chiedo. Allora mi tiri in ballo, sì, certo. E intanto mi scuso per il ritardo, ho controllato la mia agenda, in effetti c'era scritto 10:30. Si sbaglia. Va bene. Sì, certo, allora, certo, come sai, insomma, il nostro appoggio c'è sempre, la nostra voglia di mettere a disposizione quest'anno che arriverà anche una ricchezza del Premio Chiara Festival del Racconto. Metti le mani avanti, come allora, vediamo quando ci sarà. Perché un po' di portafoglio ce l'avete, mi ha detto. Credo che sei più informato di me. No, allora, il bilancio noi nel 2016 lo faremo a breve e sapremo se c'è qualche risorsa. Comunque la situazione è ancora di sofferenza, però per quanto riguarda le sale, come ti ho detto, il problema è quello del personale. Quindi durante la settimana non abbiamo problema a aprire le sale, il sabato e la domenica non possiamo fare straordinari, eccetera. Quindi, però da qui a ottobre sì, perché ragazzi, cercheremo... cioè abbiamo questi fine abbiamo fatti 8.000, noi siamo pazzi, però vediamo in giro. Perché praticamente 8.000 all'università le cose riprendono, poi se non fai la divulgazione non puoi avere una situazione di questo genere. E qui c'è scritto Villa Recalcati, loro si prenotano, poi se qui non ci sarà, io spero che trovate nella vostra comunità una persona che invece di venire a lavorare il venerdì venga il sabato mattina. Due volte, vabbè, i problemi vostri. Bisognerà trovare una soluzione in generale, comunque sai che la disponibilità c'è, quindi cercheremo di fare il possibile da più ottobre, insomma, quel tempo c'è, per cui... Però dire che arrivano gli esprimano i lavoratori per venire a voi, cioè... Che bello, voi chi sono? Loro sono per giovani. C'è il seminario, se sarà possibile. Potrebbe essere, potrebbe essere un qui si aprirà un grande conflitto sindacale, ho il sospetto. No, vedo se sarà possibile. No, non credo. Se possa trovare la formula per una convenzione. Noi ci siamo, io ci sono con i miei ragazzi, però non può entrare uno magari entra con la pistola. Il problema è la responsabilità. Però a dice poco. Chiamiamo il questore. Siamo in buone mani. No, perché sai, in questi momenti magari pensano che ci sia chissà che cosa, non c'è neanche la borsetta, non c'è neanche la borsetta. No, io non credo, ma adesso non è a questo punto, comunque la presenza della questura qua sicuramente è la preferita. No, ma ci deve essere una persona che gestisce, che apre, deve esserci una persona che apre, che sia Pinco Pallo, noi ci siamo con una persona che... Io prendo atto della proposta, ne farò tesoro e vedremo di trovare senz'altro una soluzione del mio futuro. Quindi questo è il mio impegno personale, sto lavorando su queste problematiche, anche sul costo di voltore, eccetera, ci metto tutta l'energia possibile e quindi questo è quello che posso dire. Grazie, dai, perfetto. Allora, gli argomenti li abbiamo finiti. Qualche domanda, Nicoletta, qualche cosa, qualche richiesta? No, io sono in attesa di... Del festival abbiamo detto qualcosa, abbiamo detto che andremo probabilmente all'Anc, sempre un discorso magari dal libro al film, ci sarà il discorso del cinema, il premio Chiara alla carriera ci stiamo valutando, avendo avuto due problemi. Con il FO, adesso abbiamo perso due mesi, però insomma ci sono dei nomi, vogliamo tenere il livello. Ma non potreste, perché mi sorprende per lui in quanto nativo di qui, non potreste organizzare qualcosa che esula da un premio? Probabilmente, sì, probabilmente non ha voglia. Probabilmente non ha voglia. Sì, probabilmente non ha voglia. Probabilmente non ha voglia.
non ha voglia, perché io ho detto persino una festa in suo onore, ecco, e lui non ha voglia. Adesso lui sta dipingendo, sta girando cose, mi ha detto guardi, io ho preso quel fregolino, voglio altre situazioni di questo genere, dipingo e faccio teatro, cioè praticamente l'ha liquidato un po' così. Però, allora amici, premio Riccardo Prina, un racconto fotografico, l'ultima cosa che è nei bandi di concorso, aperto dai 18 ai 40 anni, per realizzare una sequenza fotografica che abbia in sé un'idea di narrazione. Massimo sono 10 scatti, quest'anno in triennale siamo di più, siamo sui 18 giorni esponiamo in triennale. Abbiamo cambiato qualcosa in giuria, è entrato come scrittore Aldo Nove di Vigiù, perché era uscito il nostro amico, come si chiama? Giorgio Falco, poi è entrato Filippo Maggia, critico e curatore e direttore della Fondazione della Fotografia di Modena, che era anche un amico di Riccardo Prina. Ha lavorato per il Comune di Varese per la mostra Morbelli pittore, Morbelli fotografo, che avevo proprio coordinato io. Poi rimane Elisabetta Sgarbi, anche se è diventata la fondatrice della casa editrice La Nave di Teseo, ed è entrata Enrica Viganò, critico e curatrice e giornalista della Fondazione Admira. Perché queste entrate specifiche? Perché abbiamo bisogno, come sempre, di allargare il discorso del premio Prina, della fotografia. Ringrazio gli amici di Riccardo Prina qui rappresentati. Vuoi dire qualche cosa? No, io non sapevo di questa entrata in giuria di Aldo Nove, che è un mio carissimo amico, sono veramente contento, è una persona veramente valida. Perché lui è poi vicino in questo momento alla fotografia, ha fatto delle cose con la fotografia, avremo sempre un incontro con un fotografo in Villa, cioè prima l'abbiamo in triennale e poi dopo in Villa Panza. Villa Panza, ringrazio anche Ghigini, abbiamo qui Aileen per la mostra e per la premiazione, che abbiamo sempre la situazione della Galleria Ghigini. Invece in Villa Panza faremo, l'anno scorso abbiamo fatto venire Berengo Gattin e quest'anno ci sarà un altro personaggio della fotografia. Per cui, Scusa, ma una cosa proprio da sottolineare, ecco, sì. questa cosa della triennale, cioè, ribadisco, l'avevo già detto l'anno scorso, però veramente è un grande punto d'arrivo. Quest'anno non so chi di voi è riuscito a venire a vedere la mostra fotografica che è stata in triennale, ci hanno dato anche un bellissimo spazio. L'anno scorso era uno spazio di grande visibilità, però diciamo più, come dire, improvvisato. Invece quest'anno hanno dato un bellissimo spazio, con anche addirittura la possibilità di fare dei giochi multimediali con i video. Quindi insomma, mi sembra che in due anni ci siamo conquistati l'interesse concreto della triennale di Milano. È la sesta edizione questa. È la sesta edizione, ma che siamo in triennale, questo è il terzo anno ed è stato confermato. Quindi secondo me questo è stato veramente un grande risultato, ma devo dire, il motivo per cui secondo me c'è stato questo scatto di qualità e di considerazione da parte della triennale è che sono migliorati i lavori, cioè che ogni anno ci accorgiamo che i lavori migliorano e naturalmente c'è una preselezione anche da parte nostra, forse siamo diventati anche più bravi noi nel riuscire a cogliere, perché non è facile, Io non sono un critico fotografico e devo dire che mi sono trovato spesso in difficoltà e per fortuna che ci sono dei veri esperti dai quali poter imparare, però io penso che sia... Beh, sono contento per Riccardo, ovviamente, come è ovvio, però sono contento anche per il premio Chiara, perché noi con questa cosa abbiamo fatto una cosa grande che ci riconoscono anche fuori. Insomma, noi speriamo di riuscire ad andare avanti, ma quest'anno ci siamo. E questo è bello, anche questa aggiunta, dicevo, di Aldo Nove, come dice, è stato subito entusiasta di venire di fare una cosa per Varese anche. No, infatti, tra l'altro, anche questa cosa qui delle giurie. Le giurie sono, per loro natura, dinamiche. Nelle grandi manifestazioni importanti è raro che una giuria sia sempre uguale. Noi non riusciamo a mandarli via i giurati. Questo vale anche per le altre, però è vero, no? Quindi vuol dire che in qualche modo si affezionano a questo tipo di attività. Giurie senza gettoni. Certo. Lui è presidente, grande amico di Riccardo, e ringrazio gli amici. Ok.